Sale la tensione in Venezuela a causa di due concerti in programma venerdì al confine con la Colombia. Membri dell'opposizione e la Guardia Nazionale Bolivariana si sono scontrati nello stato di Carabobo. L'opposizione afferma che alcuni camion che trasportavano aiuti umanitari sono riusciti a superare faticosamente un posto di blocco. Stanno cercando di non farci raggiungere la nostra destinazione, San Cristobal, ma i ladri dimenticano che questi uomini in verde, i militari, sono anche loro esseri umani. Porteremo il cibo e le medicine, non importa come. Il nostro presidente Guaidó ha detto che dobbiamo farlo. Ma per Nicolás Maduro non esiste una crisi umanitaria. Il leader venezuelano giovedì ha deciso di chiudere il confine con il Brasile e ha dichiarato che sta pensando di fare lo stesso con il confine con la Colombia. Ecco il suo intervento in videoconferenza. A partire dalle 8 di oggi, giovedì 21 febbraio, il confine terrestre con il Brasile sarà completamente e assolutamente chiuso fino a nuovo ordine. Il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, continua per la sua strada. Ha lasciato Caracas in auto con una dozzina di parlamentari per un viaggio al confine con la Colombia. Questa sera si tiene un concerto per gli aiuti umanitari a Cúcuta, un'iniziativa dell'imprenditore britannico Richard Branson. A 300 metri di distanza, dall'altra parte del ponte che unisce Venezuela e Colombia, il governo di Maduro ha organizzato una sorta di controconcerto. Intanto sabato scade l'ultimatum per il passaggio degli aiuti umanitari.